questa sera a Casa della Sinistra, a Piazza Ricciardi 5 di Salerno, nel quartiere Torrione, abbiamo presentato l'ebook Un viaggio nella Salerno degli anni 90. Questo mio libro fotografa una Salerno andata. Parliamo degli anni 90, gli anni delle cupole o delle voliere del corso, gli anni del Cinema Capitol, gli anni degli esercizi commerciali scomparsi come la pizzeria Lo Squalo a Mercatello, gli anni anche delle abitudini dei salernitani, ma io dico degli italiani più che altro, delle trasmissioni televisive come Stranamore, oppure oltre alle trasmissioni televisive di Stranamore, del Festival di Sanremo di Pippo Baudo. E parliamo di una Salerno bella. La storia segue le vicende di due ragazzi, che questi due ragazzi si chiamano Matteo e Anna, due nomi tipicamente salernitani, nome Matteo, nome del santo patrono, Anna è un nome tipicamente salernitano, abbiamo due belle chiese dedicate al culto di Sant'Anna, una al porto e l'altra invece che si trova a Cannalone. Si incontrano, fanno il sabato sera salernitano di una volta, la passeggiata sul corso, la visita al Cinema Capitol, la passeggiata a lungomare, trascorrono il 24 dicembre sul corso, parlo anche del bellissimo presepe del maestro Caro Tenuto, non solo, ma parlo anche delle famose della passeggiata sul corso Vittorio Emanuele. Poi parliamo anche del 21 settembre, la processione di San Matteo, ecco. Questo incontro tra tradizione... Bellissimi ricordi, com'è possibile leggerlo? Allora, il libro è stato scritto in formato ebook. Si parla eventualmente di riprodurre anche una modalità cartacea, stiamo valutando proprio in quest'ora. E il libro è stato è stato pubblicato con il quotidiano Le Cronache del Mezzogiorno il primo maggio del 2022. Può essere scaricato sul sito delle Cronache, sul sito delle Cronache è stata una copia omaggio distribuita a tutti i salernitani.